per tutt'oggi.info siamo con il maestro Peppe Barra. Maestro, è un onore, benvenuto. Grazie. In Umbria. Anzi, bentornato. Bentornato perché ci sono già stato per molti anni, e tornare in Umbria per me è una delle regioni più amate da me. Lei è stato un protagonista del Festival dei Due Mondi. Sì, sì, per tanti anni, con tanti spettacoli. Certo, certo. Ho iniziato nel 72 col Festival dei Due Mondi, quando c'era Menotti, il direttore del festival, poi Romolo Valli, e abbiamo debuttato con un concerto il primo anno, 71, poi 73, spettacolo teatrale popolare, La canzone di Cesare, dopodiché 76, La gatta Cenerentola, che ha avuto un successo incredibile in tutta Europa. Quello era un debutto assoluto, vero? Sì, maestro? Sì. Scritta apposta per il Festival dei Due Mondi, La gatta fu scritta apposta. Beh, rimane memorabile. Io c'ero a teatro, ero piccolo, ma c'ero, e c'era, c'era una scena bellissima che era quella degli insulti. Sì, ma poi ce ne stiamo tante. Poi musicalmente era veramente una rivoluzione etnomusicologa di Roberto De Simone, una rivoluzione musicale molto importante e molto anche attuale, si può dire. Se ecco, sentiamo, non si offende se la chiamiamo archeologo della napoletanità, diciamo, sì, anche se non è proprio corretto. Però, sì, però sì, per tanti anni ho studiato e analizzato il mondo popolare, per cui sì. Certo. Va bene, anche archeologia. Anche archeologia popolare. Perché una cosa che ci colpisce molto, maestro, non so, adesso questa è una curiosità nostra, è questa sua modularità della voce. Ogni volta che lei affronta dei pezzi, ci sono delle tammurriate che cambiano continuamente, lei utilizza la voce quasi un po' come faceva qualche volta Demetrio Stratos, il cantare la voce. Sì, ma è anche una mia prerogativa, perché io gioco molto col teatro, mi piace, il teatro lo amo, per cui inventare dei momenti teatrali per me è importante, perché se no fare sempre le stesse cose in teatro potrebbe annoiare me, e come si annoia l'artista, annoia anche il pubblico, per cui io creo momenti di giocare sia col pubblico che con me e con la musica e con i maestri d'orchestra. Con le favole di Giambattista Basile viene benissimo. Basile, la gatta era la gatta. Tratta dal Pentamerone. Certo. La gatta Cenerentola è proprio di Giambattista Basile, il nucleo favolistico, però chiaramente Roberto De Simone l'ha cambiata, l'ha riscritta, ricreata, e anche utilizzando tutto il patrimonio etnomusicale che aveva 15 anni di studio, sia lui che noi della Nuova Compagnia di Canto Popolare. Che cosa ne pensa di questo cambio festival, questa location? Questa allora, cosa? La location è magica, perché ti avvolge. Sono arrivato in questo posto tranquillo, sereno, e devo dire ci voleva, perché ieri ho passato una giornata tremenda. Ci dispiace. Sì, perché hanno cancellato i voli. Allora io venivo da Genova, e praticamente i voli per Roma cancellati. A Roma, quando siamo arrivati finalmente col sudore, e c'era anche ritardo. Per cui io sono partito alle 7 da Genova, sono arrivato alle 8 a Napoli, di sera. Per cui era molto stanco. Adesso mi sono ricreato. Sì, in un momento di pace, di relax. Va bene. Maestro, è stato un onore, grazie. Grazie a voi. Salutiamo e buon concerto. Grazie.